ragazzi, oggi introduciamo un nuovo format. Andremo a commentare un mio match. Arianna è da un po' che me lo mena di commentare i miei match, di far vedere alla gente un po' più questo lato mio, che in realtà è il lato della mia vita più importante e prorompente, si dice? Ha senso? Più travolgente in questo momento della mia vita. Il primo match che voglio commentare con voi è proprio l'ultimo che ho fatto. E stiamo parlando dello Zena Fight organizzato dalla mia palestra il 18 febbraio 2024. Per me è stato un match pro di rientro dopo praticamente più di un anno e mezzo in cui non ne ho disputati per colpa prima dell'incidente e poi della malattia al sangue che ho scoperto questo autunno. Match a 64 kg K1, quindi calci, pugni e una ginocchiata per clinch, per abbraccio, mettiamola così. L'avversario arriva direttamente dal Portogallo e abbiamo una presentatrice d'eccezione, ovvero Sonia De Biase, grandissima campionessa di box. Io non ho ancora visto questo match nonostante siano passati 2 settimane e quindi ora ce l'andiamo a vedere insieme. Pensavo che tu saresti andata via. Sì. Perché che sta giravolta indietro. Un po' suspect. Comunque sembra molto più grossa di me, ma lo è in realtà. Siamo molte uguali, ma lei era più grossa di me, obiettivamente, anche perché al peso ci siamo arrivate entrambe perfette. Il giorno dopo però lei era tipo 2-3 kg sopra di me, quindi lei ha fatto un bel taglio peso. Dico la verità, non l'ho sentito durante il match, il suo fisico non l'ho sentito. Quando lei è entrata, parecchie persone vicino a me, mi ho sentito tipo un di... Sì, vabbè, come quando è entrata la Caruso, sì. Cioè... Questo è stato un momento di studio. Almeno da parte mia. Però senso... offesa tu. Sì, che fatto? Beh, certo. Io l'avevo fatto il passo indietro comunque. Olè. Ma è quello lì, tipo l'hai sentito? Sei andata un po' con la testa indietro. Ma io ti dico, anche il giorno dopo non è che ho sentito male al collo, quindi non è che mi ricordo i suoi colpi così forti. Minchia. Vabbè, c'è stato diciamo lo studio di 40 secondi, ma poi sono partita subito. Non sembrava così, il primo round sembrava più... Più statico? Sembrava che buscassi un po' di più, invece ma... a vederlo così. Quel rumorino? Che sbracciate di merda! Quel rumorino che si è sentito? Era il mio low kick davanti. Minchia. Sì, ma vedi anche qua, sbracci... Ho sbagliato perché ho tirato 2 ginocchiate. A parte che è difficilissimo fare tutto. Da commento match a mi pento per il match. Sì, un attimo. Però la cosa proprio che non mi piace è sto sbracciare senza senso, perché se io tirassi un po' meno colpi sarebbero anche un po' più efficaci. La rissa, come diceva. Sì. Ma cosa sono sti calci? Vabbè, io vado. I frontali me li piglio tutti, ma è proprio matematico. Vogliamo mettere il rallentatore? Perché magari riesco anche a parlare un po' meglio. Vedi i frontali, madonna. C'ha la gamba lunga. Vabbè, low kick li è entrato. Di nuovo.
Comunque il fine primo round è il momento secondo me più bello, perché ti passa quella tensione che hai. Andiamo, dai, vediamo il secondo round. Ma da qui poi è cominciato ma io sai che siamo qua, no? Una di fronte all'altra. La cosa più naturale che possa succedere è che una delle due tiri un sinistro, no? Io so come cazzo parare un sinistro, ok? E rientrare. Non capisco perché qua mi devo abbassare. E lo faccio per tutto il match. Cioè, almeno finora. Però sono convinta che lo faccio per tutto il match. Cioè, comunque in palestra ci alleniamo a fare sta roba. E io lo faccio anche discretamente bene. Ma anche mentre faccio sparring, ok? Non capisco perché sul match non riesco a farlo. Ora, l'ho messo più al rallentatore. Guarda qui. Guarda lei. Sinistro. Ma Dio. È entrato? Ma sì che entra. Guarda. Beh, però comunque non ha... Cioè, l'ha subito tirato indietro. Cioè, sbaglio. Poi vado giù con la testa. Ma mi vedi? Fai cose strane, sì, qua. Cioè, ma che senso? E c'è la gamba alzata. Non so se si vede. Sì. Perché c'è la gamba alzata? Perché aspetto un suo low kick. Vabbè. Ah, brava, però. Sì. Quello perché lo aspetti? Perché lo tira. Brava. Però vedi, mi abbasso, faccio ste cose. Invece basterebbe levarglielo e rientrare. E io lo so fare. Siamo un po' velocità normale, che se no mi incazzo troppo. Sì, poi la carico come un toro. Lei si chiude, ovviamente, quello che deve fare. Ogni tanto prova a tirare un pugno come... Però ora vediamo se sto gancio sinistro. Ma poi spero come sono. Sì, eccolo, guardalo. Cosa? Guarda sto gancio sinistro come entra. Il tuo? No, ancora no. Eccolo. Uno e due. Pum, due gancioni. Tre gancioni mi sono entrati. Quattro. Guarda lì. Vabbè, questa è una bella sequenza. Poi è riuscita a pararmi il low kick. Però se fosse entrato anche il low kick, ciao. Ah, guarda, ma ti sei fomentata. Beh, sì. Guarda la faccia, non so se si vede. La faccia cattivissima. Sì. Carne umana, ho sentito la consistenza. Esatto, sì, poi ti gasi. Quanto prima riesci a pensare adesso di tiro una sequenza? Cioè, no, tu parti, io non penso, parti io e dici adesso di tiro una sequenza e vedo come va? Oppure sei lì, vedi che entra un gancio e dici, ma vabbè, ne tiro un altro, e poi un altro, e poi un altro. Quando sono lì non penso. Però bisognerebbe essere abbastanza lucidi da dire. Da pensare alla sequenza. Ma cosa fai? Guarda che io non mi ricordo di pensare quando sono sopra il ring. Questa è, sono le movente di una persona che comunque un pochino pensa. Lo so, però poi ti dimentichi. Invece questa sequenza qua me l'ha parata tutta. Questi qua, questa serie di calci, di pugni senza senso, me li ha parati tutti perché si è chiuso. Vabbè, sto destro, madonna. Sono infinite ore. Guarda! Oh, bella sta ginocchia, bello sto pugno, bella sta cosa. Guarda che anche lei qua mi abbraccia tantissimo, vedi? Sì. Non ce la fa più qua. Comunque, vedi qua quello che volevo dire. Qua siamo tutte e due le corde, anzi, in questo momento sono più io le corde di lei, no? Il fatto che arriva l'arbitro a dividerci e io mi piglio subito il centro ring. Ah, sei pazzesca. Sono pazzesca, sì. Guarda sto destro, sinistro come sì. Entra. Lo sto montando al fegato. Quasi gli tiravo un gancione destro e era giù. Questo me lo sono preso io. Low kick è stato bravo a pararmi tutti praticamente. Cos'è low kick? No, già. Allora, low kick. Cioè, lo sanno tutti cos'è low kick, giusto? Calcio basso, ok? Il calcio basso che deve beccare questa parte qua della coscia. E se becca la tibia? E se becca la tibia non è punto. E ci facciamo male. Io mi faccio male se sono io a tirarlo. Bello questo. Bello. Il middle dovevo tirarne di più. Il middle, signori, invece, è il calcio alla metà che deve beccare questa parte qua. Quindi low kick, si vede? Sì. Middle kick e high kick. High kick davvero? Eh sì. Solo a testa. Solo a testa, sì. Frontale, un altro, grazie.
Bello. Vabbè, come avete potuto notare, io ho questo modo di tirare molto asfissiante, come l'ho definito una volta, e che vado sempre avanti, mi hanno definito trattore, mi hanno definito terzo polmone. Qualche giorno fa qualcuno mi ha detto che assomiglio a una nave che va sempre avanti. Chi? E effettivamente lei, vabbè, 2 o 3 raffiche se le prese, però è stata brava perché, come vedete, mi ha abbracciato molto. Ok, a un certo punto abbracci, eviti che la persona che hai davanti ti scarichi i pugni. Quindi su questo è stata brava. Siamo al terzo round. Bella sta ripresa. I video sono pazzeschi. Qua mi ricordo di sto momento. Il terzo round è partita come se l'avessero drogata. Un attimo sono spaventata. Porca puttana. Beh, ricordiamoci che io ho 3 polmoni. E quindi l'ho rimessa al suo posto. Minchia, però è vero, siete partite... Sì, lei, ma lei... Bomba. Bellissima sta ripresa. Alla fine, cioè, non c'è molto da dire di questo match, nel senso che è stata sì, effettivamente una grande rissa, molti più pugni rispetto a calci, secondo me da parte di entrambe. Bella sta schivata da parte sua. Guarda che bella. Però è il fatto che comunque gli siano entrati 2 o 3 pugni, lei comunque è riuscita a schivarli, significa che era stra in bolla. Ma forse mi ha un po' spostato perché ero con su una gamba. Poi mi ha messo all'angolo, qua è stata brava a mettermi all'angolo. Però non ha fatto nulla perché era morta, si è semplicemente appoggiata. Qua si vede che siamo entrambe morte, eh. Vabbè, la mia guardia non è inesistente adesso. Minchia, quale tiro sotto? Nella figa. Dai, 30 secondi. Minchia, comunque mi picchiate lo stesso, anche l'ultima... sono quelli che valgono. No, è che scappate. Sai, fino all'ultimo non sei sicura di aver vinto, eh? Quindi... Ma tu non lo sapevi? Trade Santorino. Con quello che hai sborsato. 6, 5, 4, 3... 2, 1, gli ultimi 3 pugni se li ha presi. Non so se voleva abbracciarmi. No. Tantissimo a fare questo video. Ringrazio Arianna per aver tenuto duro fino alla fine. Prego. E avermi convinta a farlo, perché è stato davvero tanto divertente. Spero di non smarronare troppo, che le mie prossime future avversarie guarderanno questo video, capiranno tutti i miei
segreti. Mettiamo i sottotitoli. Fatemi sapere voi se vi è piaciuto. Io ho intenzione di farne altri, comunque ho altri 3 match da pro e mi piacerebbe commentare anche quelli. In più in previsione ho altri match. Se le mie piastrine vogliono, li farò. Vi ringrazio per aver guardato il video. Spero di avervi fatto entrare un po' all'interno del mio mondo, questa parte di me. E quindi ci vediamo alla prossima. Ci possiamo vedere o sui trail o altri match. O trekking o con Zorbini. Boh, ciao!